Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Malacoda. Parleremo quest'oggi di tanti argomenti, parleremo della Badia Settimo che appunto ha avuto un momento di incontro molto importante a Roma con il Ministero dei Beni Culturali per parlare eventualmente di un recupero per poter illustrare la situazione di questo importante bene culturale della provincia di Firenze. A Roma sono andati il Presidente regionale d'Italia Nostra Maria Rita Signorini e Marco Gamannossi, assessore provinciale della provincia di Firenze, che si è occupato anche lungamente della Badia, se non sbaglio anche con una pubblicazione. Lo saluto, intanto lo ringrazio per Buonasera. essere qui con noi insieme al sindaco di Palazzuolo sul Buonasera. Senio, Cristian Menghetti. Parleremo di questo, parleremo anche di viabilità, parleremo di danni, parleremo di soldi che non ci sono anche per poter manutenere le strade e poter evitare la chiusura per smottamenti o dissesti della viabilità che insiste sul nostro territorio, una situazione che si è fatta critica con le abbondanti piogge di questo inverno e parleremo anche delle somme urgenze che andranno ad essere messe in approvazione nel prossimo Consiglio Provinciale di Firenze lunedì. Però come di consueto noi andiamo subito rapidamente con alcune notizie. Prima di tutto una notizia di cronaca ci viene segnalata dalla Questura di Firenze perché tre persone appunto straniere con una scarica elettrica generata da un rudimentale marchingegno svuotavano le macchinette cambiasoldi delle lavanderie gettoni e sono finiti quindi con l'accusa di furto aggravato in concorso e continuato. Sono stati arrestati due cittadini albanesi di 29 e 35 anni e poi sorpresi all'opera in un esercizio di Viale Morgagni, quindi colti anche sul fatto. Nell'abitazione poi del 35enne la polizia ha scoperto e sequestrato anche un etto di cocaina e manette con l'accusa di detenzione a fini di spaccio. È finita anche quindi la compagna dell'uomo. Ingegnoso anche quello che era il marchingegno, si trattava praticamente di un marchingegno rudimentale formato da delle batterie che con una scarica elettrica mandavano in tilt le cambiasoldi a gettoni delle lavanderie che erogavano, insomma, quasi fossero appunto slot machine in fase di vincita senza smettere mai questi gettoni praticamente che valevano, nel momento in cui venivano cambiati, circa 3 euro. Andiamo poi ad alcune notizie che riguardano inaugurazioni, ma anche politica. Partiamo proprio dalla politica perché in questo caso andiamo a Campi Bisenzio dove c'è stato un movimento, per così dire, in giunta. Sono usciti dalla giunta del sindaco Emiliano Fossi, gli assessori Elisabetta Marini e Taira Bartoloni. Il sindaco ha nominato Vanessa De Feo di SEL ed Eleonora Ciambellotti della lista Emiliano Fossi. Alla prima vanno le deleghe di bilancio e personale, alla seconda ambiente e sviluppo economico. Affidate all'assessore invece Riccardo Nucciotti le materie di viabilità, trasporti e polizia municipale, oltre alle deleghe che già aveva di lavori pubblici e protezione civile. Il sindaco Emiliano Fossi ha ringraziato le due assessori che sono uscite dalla giunta. Ha detto che Fossi ha precisato che in questo momento serve velocità di esecuzione. Ha ringraziato per quanto realizzato le due giovani della giunta. Ha poi detto appunto che impegni anche lavorativi e personali non le permettevano di poter comunque sia continuare l'impegno assunto fino a questo momento, ha quindi nominato questi due nuovi assessori, ha poi concluso: sono soddisfatto anche perché rimane la stessa maggioranza politica di centrosinistra uscita dal voto del maggio scorso. Chiudiamo parlando di invece Calenzano perché verrà inaugurata lunedì prossimo il quarto lotto della Mezzana per Fetteri Casoli che collega la provinciale per Barberino alla direttrice tra Firenze e Prato, strada che verrà inaugurata all'altezza del nuovo sottopasso della ferrovia al Ponte ai Pesci appunto alle 16:30 di lunedì. Insomma, penso che lei sarà ovviamente tra i presenti a Dopo il questa Consiglio provinciale, inaugurazione. come sono dopo lei. Ecco, che questo insomma è stato un lavoro complesso, lungo e in varie fasi lotti. Sì, è suddiviso in più lotti, questo che noi andremo ad inaugurare lunedì pomeriggio è un lotto molto importante di una strada molto importante di rilevanza proprio strategica e metropolitana. Ovviamente non finisce qui, la Mezzana per Fetteri Casoli ha anche altri lotti che sono in parte già pianificati, in parte già in corso di realizzazione. È un'opera complessa perché poi a un certo punto intreccia ed incrocia anche la 1, la 11, l'autostrada
l'autostrada 11, per cui è una strada molto importante dal progetto complesso, e comunque passo dopo passo, lotto dopo lotto, la stiamo inaugurando, e lunedì inaugureremo questo importante anche lotto. Questa parte. Tante inaugurazioni, poche in Alto Mugello? Sicuramente poche per quanto riguarda le infrastrutture provinciali, perché non sono state previsti interventi in questi anni. Ciononostante, l'amministrazione comunale nei prossimi mesi avrà parecchi nastri da dover tagliare. Ne parliamo subito dopo. Vorrei rapidamente sviscerare gli argomenti che non riguardano, insomma, la nostra trasmissione principale, che è poi quella formata da, appunto, viabilità, danni e ripristino della viabilità sul territorio provinciale. Parliamo in questo caso di protezione civile, andiamo in Val di Sieve, dove c'è stata l'importante sigla di un protocollo che porterà ad una sala unica di protezione civile. Vediamo il servizio. Coinvolgere pienamente il volontariato, valorizzandone al massimo le sue risorse. E questo è l'obiettivo della costituzione del coordinamento operativo intercomunale del volontariato di protezione civile dell'Unione Comune di Valdarno e Val di Sieve. L'accordo è stato siglato lo scorso martedì a Rufina dalla provincia di Firenze, dall'Unione dei Comuni Valdarno e Val di Sieve e dell'Associazione di Volontariato del Territorio. E il nuovo organo avrà la funzione di raccordo tra tutte le strutture operative presenti sul territorio. Il protocollo d'intesa definisce in primo luogo l'istituzione dell'Assemblea delle Associazioni di Volontariato, che sarà composta da un rappresentante per ognuna delle associazioni. Con loro il Presidente dell'Unione dei Comuni o l'Assessore con delega alla Protezione Civile e il responsabile del Servizio Associato di Protezione Civile dell'Unione. Questo nuovo organo coordinerà in tempo di emergenza l'impiego del volontariato su tutto il territorio dell'Unione e in accordo con la Protezione Civile provinciale e nazionale, ma organizzerà anche azioni di sensibilizzazione sui temi di cui si occupa e formulerà pareri e proposte da presentare all'Assemblea. I membri del coordinamento operativo provenienti dalle associazioni dovranno garantire un servizio di reperibilità 24 ore su 24 e collaboreranno alla redazione del piano intercomunale di protezione civile, all'organizzazione della mobilitazione delle risorse del volontariato in forma coordinata, dove queste non sono sufficienti per fronteggiare situazioni di emergenza in altre zone. Io vorrei parlare rapidamente della Badia di Settimo, perché appunto lei se ne è occupato, insomma, personalmente, ovviamente conoscendola da sempre, con una pubblicazione che ne racconta, insomma, la storia, le vicissitudini fino ai giorni nostri, e poi appunto interessandosi anche nel corso degli anni per il recupero di questo importante bene storico, cercando tutte le strade e le vie ovviamente per non lasciarlo alle intemperie, a quello che può essere, insomma, una rovina e un decadimento lento e inesorabile. Qual è la situazione attuale innanzitutto? Ma io della Badia di Settimo mi occupo da anni, prima ancora che facessi l'assessore in provincia. Io me ne occupo principalmente da storico dell'arte, perché, insomma, come spesso si dice, una persona che si occupa di amministrazione pubblica e fa politica deve fare anche altro, giustamente, nella vita. Io sono uno storico dell'arte e peraltro la Badia di Settimo è il luogo tutt'oggi della mia attività anche prevalente di ricerca. L'audizione in Commissione Cultura del Senato di ieri l'altro è stata un'audizione importante, spero che possa essere anche utile. Insieme a me c'era appunto Maria Rita Signorini di Italia Nostra, ma anche Antonio Paolucci, che è direttore dei Musei Vaticani, ed Antonio Natali, che è direttore della Galleria degli Uffizi. Speriamo che con questa audizione, nel quale ognuno di noi quattro ha un po' illustrato non solo la storia della Badia, lo stato attuale, ma anche le future prospettive, spero possa costituire un tassello utile per un recupero veloce di questo bene, che è un bene meraviglioso, è un'abbazia millenaria, il primo documento addirittura è del 998, quindi è ultra millenaria, e che però da 250 anni, cioè da 1783, fu smembrata per un atto di Pietro Leopoldo in due parti: una è rimasta parrocchiale ed è oggi splendidamente restaurata, l'altra metà in questo momento tutt'oggi è di proprietà privata e versa in condizioni veramente preoccupanti anche sotto il profilo strutturale, e parliamo di una delle abbazie più belle ed importanti d'Italia e d'Europa. Per questo spero che dopo molte passerelle di tanti, troppi ministri in questi anni, 5 ministri ci sono stati negli ultimi 10-15 anni, spero che con questa audizione e con il Senato, che può avere anche gli strumenti per impegnare direttamente il governo al recupero, insomma, si sia veramente ad un passo decisivo, lo spero.
Ecco, lei aveva avuto una, diciamo così, una lei o comunque l'abbazia, se possiamo dire così, aveva avuto una promessa dall'allora presidente della provincia Matteo Renzi, che si era comunque sia speso, impegnato sulla strada dell'acquisizione pubblica della parte attualmente privata che versa in pessime condizioni. Insomma, c'è la speranza che questo possa rappresentare un valore aggiunto per una politica. In quell'occasione lì ci andammo molto vicini, purtroppo non cogliendo fino in fondo l'obiettivo. L'allora presidente della provincia Matteo Renzi impegnò direttamente il ministro della cultura di allora, che era Francesco Rutelli, e poi ci fu una serie di passaggi anche di natura amministrativa. Questi soldi poi non vennero riconfermati, ahimè, nel bilancio del ministero, e da lì in poi una lunga carrellata di promesse finora non mantenute. Però sicuramente la speranza, spero, si sia appunto riaccesa con questa audizione. A questo punto tutti i parlamentari, direi anche di tutti i colori politici, non è una battaglia partitica questa, ma una battaglia di civiltà. Movimento 5 Stelle, così come il presidente della commissione del PD, ma non è il tema dei partiti, diciamo, anzi, più che se ne occupano, più soggetti politici se ne occupano, e meglio è, perché questa non è una sfida né da campagna elettorale né da partito, ma è una sfida di civiltà. Ecco, Menghetti, insomma, sembra un po' il, diciamo così, la strada percorsa dai beni nostri, che è quella un po' a volte dell'abbandono, ma non soltanto i beni culturali, anche i beni paesaggistici, la montagna che è la nostra risorsa, insomma, non lo sappiamo proprio cogliere il valore aggiunto del nostro territorio a 360 gradi. Ma forse lo sappiamo cogliere, ma non riusciamo a dedicare delle risorse idonee per riuscire a mantenerlo. Ci sono anche nel nostro territorio rurale moltissime proprietà del clero, quindi dell'istituto diocesano, che sarebbero assolutamente degne di nota e di recupero, ma che purtroppo per la loro marginalità e per la loro difficoltà anche di accesso e di ristrutturazione stanno subendo un lento depauperamento, e questo chiaramente non volge a favore del paesaggio e sicuramente del nostro territorio. Ecco, si può in qualche modo intervenire, cioè, nel senso, come fare? Perché mi rendo conto che l'acquisizione pubblica di beni privati è la strada forse più difficile da percorrere in questo momento, anche da un punto di vista monetario, perché fondamentalmente soldi non ce ne sono nelle case. Sì, però è vero, però è anche vero che l'acquisizione della parte privata della Badia Settimo, per una stima fatta dal Demanio, quindi non fatta da me, ma fatta proprio dal Demanio, quindi dallo Stato stesso, calcola 2.700.000 la riacquisizione dei 9.000 metri quadri di parte oggi privata. Indubbiamente ci sono anche delle risorse da impiegare per il restauro, perché poi chiaramente un bene che lungamente viene lasciato a se stesso ha bisogno ovviamente di un restauro anche importante. Però è anche vero che è una vergogna che lo Stato possa in questo momento permettersi di tenere un bene così straordinario in queste condizioni. Non ci scordiamo che c'è anche un principio fondamentale della Costituzione, che è l'articolo 9, e che prescrive lo Stato e l'amministrazione pubblica a tutelare e a valorizzare il proprio patrimonio. Il proprio patrimonio culturale, per cui poi alla fine si viene a scoprire che qualche mese fa è stata acquisita una villa in provincia di Caserta per 11.500.000, quindi i modi volendo, evidentemente insomma, si trovano, insomma, basta perseguirli. Io ho gli ultimi praticamente 30 secondi di questa prima parte, e in commissione avete avuto delle garanzie? Le audizioni sulla Badia sono ancora in corso, peraltro ieri è stato anche chiamato in audizione il priore della Badia, per cui non so quanto proseguiranno queste prime audizioni tecniche, diciamo. Ad ogni modo, sia il presidente Marcucci sia, devo dire, tutti i commissari di tutti i colori politici che erano presenti in commissione si sono dimostrati molto attenti su questo bene, che non è conosciuto peraltro come meriterebbe, e c'è stato un impegno, per ora diciamo informale, speriamo che possano conseguire anche degli atti concreti da parte del presidente Marcucci per impegnare direttamente il governo all'acquisizione. Ovviamente siamo tutti in attesa poi dopo questa audizione della prova dei fatti, per esempio con una mozione unitaria di tutta la commissione. Ci fermiamo per circa 5 minuti, cerchiamo di capire anche se è possibile metterci in contatto con la presidente regionale di Italia Nostra, Maria Rita Signorini, per capire quali sono le loro proposte. Passiamo poi ovviamente agli altri argomenti, però vi lascio con il nostro spazio informativo.
Ed eccoci dunque, grazie al nostro spazio informativo, come vi dicevo prima della nostra pausa, prima di fermarci per l'informazione, stavamo parlando della Badia di Settimo, stavamo parlando dell'incontro, un'audizione con il Ministero, la Commissione del Ministero alla Camera, se non sbaglio, al Senato. Stavamo parlando appunto delle aspettative, di quello che è possibile fare. All'incontro ha partecipato anche la Presidente regionale di Italia Nostra, Maria Rita Signorini, che ringrazio per essere in collegamento con noi, so che a Roma, però volevo capire insomma cosa Italia Nostra ha proposto per l'abbazia. Grazie ancora per essere con noi. Buongiorno a tutti, io sono membro di giunta, in realtà non sono presidente Italia Nostra regionale. E noi abbiamo proposto di fare una foresteria della Scuola Superiore di Magistratura, oggi ospitata a Castelpulci. Oppure c'è l'eventualità di produrre erbe officinali per una storica farmacia fiorentina, ci sono anche altri progetti molto interessanti che si trattano del recupero della navigabilità dell'Arno perché in passato è stato un porto fluviale molto importante. La badia, quindi tutti i traffici diciamo via d'acqua, infatti si chiama badia in riva d'Arno, non è un caso insomma, perché gestiva tutti i trasporti fluviali insomma. Di fatto poi anche tutto il territorio circostante faceva la produzione era il granaio fiorentino insomma, quindi anche ridare una funzione agricola a tutta questa terra sarebbe molto importante perché si va nella stessa direzione anche intrapresa dalla regione toscana di evitare il consumo di territorio e di valorizzare invece le produzioni agricole di un certo tipo. Per esempio c'è anche l'idea che entrino dei frati trappisti e producano la birra come già fanno in altre loro abbazie. Insomma, ci sono tante possibilità di sfruttamento per questo, dando ricadute positive sul territorio, insomma. Ecco, quindi insomma, c'è anche la questione per esempio della viabilità minore, la via Quinzia che è ora l'attuale via Pisana che collegava Fiesole e Pisa, faceva parte dell'asse Cadolingio insomma, quindi si raggiunge la via Francigena. Per cui insomma riportare l'abbazia a quello che è un po' la sua storia nel corso dei secoli e renderla fruibile, riaprirla ovviamente insomma con una visione dei giorni nostri, però diciamo così, utilizzandola sia per in qualche modo usi che possono essere a beneficio della collettività e comunque di quelli che sono di quello che è il pubblico inteso come amministrazioni, ma anche e soprattutto insomma per uno sviluppo del territorio, sviluppo del turismo e quant'altro. Quindi insomma le proposte sono molteplici. Sì, anche perché appunto con questa viabilità minore potrebbe essere ricondotta sui percorsi dei pellegrini come durante il Medioevo, insomma, per cui ricostituire una viabilità dell'andare lento, tra l'altro noi facciamo parte come associazione nazionale anche di Comodo, che è questa confederazione per la mobilità minore che comprende vari modi di muoversi, cioè dall'andare a cavallo, dall'andare a piedi, dall'andare per canali, dall'andare su treni, su antichi percorsi dismessi, quindi è una diciamo un'iniziativa molto interessante che rivaluta tutta una serie di proposte di diverse, modi di viaggiare in maniera dolce e consideriamo a quanti pellegrini fanno la via di Santiago, il percorso di Santiago sta certo, diventando quindi,
insomma, pensare anche a uno sviluppo turistico diverso. Io, sì, e soprattutto che ci collega con l'Europa, e quindi dall'Europa si potrebbero avere dei fondi per restaurare la parte che attualmente è molto, molto messa male, insomma, quella parte appunto di cui rischiano i crolli. Esatto, abbiamo parlato poco fa proprio con l'assessore Gammannossi. Io la ringrazio, insomma, e ovviamente aspettiamo ulteriori sviluppi per questo importante bene storico. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Allora, ringrazio ovviamente Maria Rita Signorini, come ha giustamente precisato, membro di giunta di Italia Nostra per quanto riguarda la Toscana. Signora Signorini, in questo caso, ha utilizzato una parola molto significativa e usata, fondi. Fondi europei, fondi che servono insomma un po' per tutto, fondi che sarebbero serviti tantissimo in questo ultimo inverno per una viabilità che ha franato da tutte le parti. In provincia di Firenze, insomma, sono stati momenti difficili da questo punto di vista. A che punto siamo, insomma, a che cosa si è dato la priorità, come si è deciso di dare la priorità? Beh, la priorità la dà ovviamente la situazione data, la dà le strade che sono più o meno chiuse completamente, quelle che sono a senso alternato, le eventuali alternative a quella strada chiusa, e altri elementi di delicatezza tecnica, insomma. Indubbiamente la portata delle frane anche di questi ultimi mesi è pesantissima. Si parla di 128 frane nel territorio provinciale, 119 su strade provinciali, crollate su strade provinciali, e 9 invece su strade regionali di cui noi abbiamo la delega sulla gestione, e per un quantitativo totale di circa 22 milioni d'euro di investimento totale. Quindi da questo deriva un paio di aspetti. Noi ovviamente stiamo procedendo passo dopo passo. Stiamo portando, io non passa consiglio provinciale in cui non porto almeno un paio di somme urgenze all'approvazione del consiglio per finanziare le opere di risanamento delle nostre strade, soprattutto a seguito di frane. Ovviamente ciò non può bastare. Noi stiamo procedendo passo dopo passo, sommurgenza per sommurgenza, che è anche un iter, diciamo, di affidamento alla ditta anche più veloce, più rapido, ma chiaramente non può essere l'unico strumento, sia perché poi alla fine i soldi sono quelli, e come è ben noto gli enti locali sono stati, e in particolar modo le province, per tutte le ragioni che conosciamo e che sono anche all'ordine del giorno in questi giorni, per l'appunto, sono state tagliate in maniera pesantissima sotto l'aspetto dei trasferimenti, e quindi i soldi sono quelli che sono. Ma le sommurgenze, visto che sono appunto interventi che vengono fatti solo con alcune caratteristiche di estrema urgenza della strada, non possono valere per tutte le 128 le frane del nostro territorio, per cui noi lanciamo veramente un grido d'allarme. Poi io non so quale sarà le sorti delle province, delle giunte, non interessa assolutamente niente su questo. Qui il tema è che c'è un reticolo di viabilità importante, la provincia di Firenze ha 1300 chilometri di viabilità, con 128 frane che interessano il territorio, in particolar modo il Mugello e l'Alto Mugello, come elemento di percentuale proprio. Su 128, 51 frane sono nella zona del Mugello. E, insomma, qui noi abbiamo lanciato un grido d'allarme. Qualcuno, insomma, sono degli anni che sono presente. Da parecchio, anche se su Polcanto andrà proprio una sommurgenza per fare l'opera di consolidamento. Dopo 3 anni, sommurgenza, mi viene un attimino avete completamente ragione. Da sorridere. Perché ogni ente pubblico ha i suoi ritardi, e quindi spesso e volentieri sì, non però dipende. Pensare a una sommurgenza, una frana che insiste in un territorio già da anni. Ma infatti, insomma, noi con questa sommurgenza faremo già una prima di opera di tampone rispetto all'urgenza di un ulteriore aggravamento, diciamo, della frana. Quindi c'è in previsione un possibile aggravamento della frana? Noi chiaramente si sta lavorando sulla sommergenza, la possiamo attivare solamente su quegli elementi di quella frana più emergenziali rispetto ad altri. E poi chiaramente quindi c'è il rischio che venga sulla noi con la sommergenza che portiamo in consiglio la prossima settimana facciamo quelle opere
di maggior urgenza rispetto ad altre nella gestione di quella stessa frana, che possiamo attivare tramite appunto la somma urgenza, e quindi accorgiamo. Non era pensabile poterlo fare 3 anni. Questo, diciamo, tutto è possibile. Ci sono dei verbali di somma urgenza che non firma l'assessore, ma che firmano il tecnico e la posizione organizzativa. Non sono né un geologo né un tecnico. Ovviamente io mi muovo e la politica si muove anche rispetto a ciò che le indagini geologiche, la stabilizzazione o l'aggravamento di una frana evidenzia, e certo non l'evidenzio io in particolare. No, questo senza dubbio. Palazzuolo è stato particolarmente interessato, insomma, delle numerose frane del Mugello. Forse la bandiera va a Palazzuolo per la quantità, o comunque se la gioca Altri comuni. Ecco, purtroppo ci siamo svegliati completamente isolati la mattina dell'11 di febbraio. Ma non solo Palazzuolo sul Senio è in situazioni preoccupanti per quanto riguarda la viabilità. Un po' tutto l'Alto Mugello è stato colpito in maniera pesante, e io credo che la provincia non si sia data delle priorità, purtroppo, perché basta prendere la macchina per vedere che qui a Ronta ci sono degli asfalti nuovi che sono stati fatti proprio in questi giorni. Quindi se la priorità è quella di rifare l'asfalto Ronta in una situazione che tra l'altro era perfetta, perché c'era un manto stradale perfetto, un intervento che così ad occhio sarà costato 200-300 mila euro, 200-300 mila euro che sicuramente sarebbero stati utili e necessari, indispensabili per mettere in sicurezza alcune problematiche che sono urgenti, veramente urgenti sui territori montani e che attendono una risposta anche tecnica. Riguardo le somme urgenze, è chiaro che oggi ci troviamo ad un mese e mezzo dagli eventi e stiamo parlando di somme urgenze. Noi come comune le somme urgenze le abbiamo fatte immediatamente, subito, nel corso della settimana, quindi dall'11 al 20, non è che abbiamo aspettato un mese e mezzo. Chiaramente più il tempo passa e più diventa remota la possibilità poi di riuscire a mettere in cantiere queste opere con l'iter amministrativo di cui parlava l'assessore, che è proprio quello delle somme urgenze. I dirigenti stessi della provincia lamentano un vuoto politico, perché nel momento in cui si realizza una situazione straordinaria di eventi meteorologici che fanno molti danni, l'impegno economico nelle somme urgenze diventa importante. È qui che entra il politico e deve dare una legittimità al dirigente, che si deve sentire sicuro in queste azioni e quindi andare avanti con coraggio e determinazione per ristabilire quella che è la circolazione anche in montagna. Gamannossi, no, non c'è alcun vuoto politico, ovviamente non sono d'accordo con questa valutazione. Il vuoto politico è in chi crede di rendere, di svuotare le funzioni degli enti quando ancora esistono. E su questo devo dire, nessuno ha mai gridato allo scandalo, tutti zitti. Su questo c'è stato voto politico. Rispetto alle province, il cui ruolo è del tutto da superare, bene, io stesso, tanto anche qua in questa trasmissione, più volte ho detto che il ruolo delle province va superato. Però io ho sempre detto, e su quello c'è stato il voto politico, anche da parte di alcuni sindaci, secondo me, che mentre si stavano svuotando le risorse e la capacità di potersi muovere sul territorio come avremmo voluto, da parte delle province, sì, delle province, anche perché hanno, per l'appunto, tra alcune cose che hanno, alcune deleghe che hanno pure la gestione e la manutenzione di 1300 chilometri di cui prima vi dicevo. Ecco, mentre si stava facendo questo, il territorio stava crollando. Ma però bene, cioè, fino alla, diciamo, e oltretutto, così, alla possibile abolizione, insomma, la competenza resta. Beh, certo, la competenza resta, ma quando viene svuotata dalla sua capacità di esercitare, resta formalmente, resta per prendere qualche schiaffo in qualche comunicato stampa arzillo che si legge qua e là, insomma, cioè, quindi il tema è questo, la difficoltà discende da questo elemento. E quindi, semmai, ripeto, il vuoto politico è stato nell'assistere ad uno svuotamento che poi alla fine, in effetti, non serve, non è utile, se non a alimentare qualche pancia ogni tanto, ma non a risolvere i problemi. Quindi secondo me la cosa migliore sarebbe stato che, al momento in cui ci sarebbe stata la città metropolitana il 1 gennaio del 2015, benissimo, fino al 31 dicembre 2014, si dà la possibilità alle province e anche alla provincia di Firenze di poter esercitare le deleghe che ha con quel minimo, diciamo, di disponibilità che dovrebbe avere.
Quindi il tema per me si pone in questi termini. Del resto, e nonostante tutto, abbiamo risolto alcuni danni pesantissimi nel nostro territorio, perché poi la frana di Rosano, per dire, che è una strada che è Anche lì un po' percorsa di da. polemiche ci sono Ci sono state, state perché insomma polemiche, sì. fondamentalmente erano mesi che erano presenti dei gersei di cemento, per cui erano mesi che si sapeva che quella parte di montagna sarebbe Beh, venuta giù certo, alla prima pioggia questo abbondante. diciamo sì. E in tanti si sono chiesti, era possibile Sì, intervenire un po' prima per evitare un mese va di tutto chiusure, di bene, io sono disagi? d'accordo, si interviene prima, si fa la prevenzione, va tutto bene. I terreni che crollano non sono di proprietà della provincia di Firenze, va bene? Il problema del dissesto idrogeologico è un problema nazionale, non è un problema che risolve l'assessore alle infrastrutture e basta, o da solo, peraltro di un ente che sta andando in dismissione. Il problema del dissesto idrogeologico è un grande problema nazionale, in cui, Tosi, come questo diceva senza dubbio, però Gregori, come nessuno si siete, può sentire prendo ad escluso. esempio, per capire, prendo ad esempio la strada di Rosano, che in provincia di Firenze, che collega Pontasieve con Firenze, insomma passando poi da Bagna Ripoli, eccetera. Quindi per capire, quella è stata chiusa per un mese e mezzo. Nel momento in cui la frana è venuta giù, la provincia ha potuto operare sul ripristino. Ma dato che era conosciuta da tempo quella che era la situazione di quel versante instabile, perché aspettare il crollo se si è intervenuti Perché sul nel frattempo versante? stavamo ripristinando, perché poi basta fare, è un po' un gioco di scatole cinesi, no? Basta andare un pochino via via a stringere. In quel momento stavamo intervenendo su altre frane nel territorio, cioè è Era una lo stesso rincorsa. personale che doveva Eh sì, intervenire. cioè alla fine sì, raga, le risorse sono sempre Le quelle. risorse sì, no, mi chiedo il Il personale, mi personale, chiedo ma su il personale ditte si muove. esterne. Sì, ma il personale si muove o tramite somma urgenza o tramite appalto, se l'amministrazione è in grado di mettere a disposizione in quel determinato momento Non era una somma urgenza una montagna che una rischiava montagna di che non venire giù. crolla non può essere una somma urgenza, perché la Neanche un somma rischio, urgenza può. insomma. No, Mi viene da purtroppo pensare se fosse passato qualcuno in quel no. Purtroppo momento. no, purtroppo non è così. Non è, la legge non le fa, le leggi non le faccio Certo. io. La legislazione nazionale permette di agire in somma urgenza solamente di fatto a danno A danno fatto. avvenuto. Esatto. Insomma, dobbiamo avere il danno per In intervenire. somma urgenza Questo sì, è la purtroppo legislazione è così. nazionale. No, mi chiedevo se appunto la risposta potesse essere esaustiva o se, No, di insomma, no. sicuro le aziende che forniscono alla provincia transenne e New Jersey hanno fatto affari d'oro in questi anni, perché tutte le viabilità provinciali del Mugello, poi non so altrove, sono praticamente un susseguirsi continuo di transenne, delimitazioni, limiti dei 30, New Jersey, e questo non solamente da 2 mesi a questa parte a seguito dell'emergenza meteorologica che ha colpito il nostro territorio, ma è da anni che vediamo lo spuntare continuo di tutte queste situazioni di emergenza che poi sono state trascurate. Ci sono alcune situazioni di frana addirittura che penso siano entrate nel patrimonio ambientale e paesaggistico del nostro territorio. Da quanti anni sono passati e trascorsi dal momento di frana? Per cui quando si va a ripristinare credo che sarà addirittura necessario chiedere alla sovrintendenza un'autorizzazione, perché ormai il paesaggio è diventato Sì, quello e non è più quello da però ripristinare. io... Diciamo che la provincia non è mai stata un ente rapido nel risolvere le situazioni. Ma infatti, guarda, arriva Addirittura alla io città metropolitana, tre risolve anni tutto. fa, vorrei ricordare a tutti, ancora Marco non aveva questa delega, però fui costretto ad intervenire come comune su una frana provinciale, perché nessuno si era nemmeno degnato di prendere la macchina e venire a vedere cos'era successo a Palazzuolo. Io credo che se un comune deve arrivare al punto da intervenire direttamente su una viabilità e quindi su una delega che non le compete, io credo che questo sia emblematico della Della situazione. situazione Sì, che in passato era abbiamo avvenuto anche, in vissuto. passato era anche avvenuto molto l'opposto, insomma, la provincia finanziava le riqualificazioni dei marciapiedi che pure erano di delega comunale. Io non sto a dire questo, io guardate, io ripeto, non ho mai avuto un approccio difensivista su questo tema, a me la domanda mi è sempre stata posta sul superamento del ruolo delle province, ho sempre risposto sì, va bene, quindi non. Però il tema qual Però è? è un po' Il critico nei tema. confronti della città metropolitana, No, io non insomma. sono critico, ero un entusiasta della città metropolitana. Devo dire che per adesso mi sembra una soluzione poco convincente, perché in questo momento quello che c'è sul piatto è di fatto un cambio di denominazione, cioè dalla provincia a città metropolitana, con lo stesso
territorio di fatto, con grosso modo le stesse deleghe principali, con quel rischio sempre di sovrapporre un po' le deleghe e gli indirizzi, che invece secondo me andrebbe superato durante una riforma istituzionale, quindi ognuno dovrebbe occuparsi in maniera molto più chiara delle proprie deleghe, e tuttavia non è neanche eletta dai cittadini, insomma, per cui io ero un entusiasta della città metropolitana, spero che lo sia, quindi non perdo la speranza, però per adesso ancora non mi sembra abbia lo slancio che merita. Ma io il discorso che volevo far prima è proprio un elemento di realtà. Io da quando ho preso la delega alle infrastrutture, o per la verità la delega alle frane, perché poi dopo un mese presi la delega alle infrastrutture cominciò una stagione pazzesca, quindi al momento senso. Così siccome a giugno vado via, sicuramente dal prossimo inverno ci sarà il sole ma quando gradi, non ci sono le frane c'è la neve, non ti preoccupare. però quando dicevo che a volte c'è stato un vuoto politico, intendevo proprio questo, cioè quando, non da due mesi, da due anni per l'appunto, si tagliava il 30% dei trasferimenti, va bene? Anzi, si tagliava un tot di trasferimenti che corrispondeva al 30% del bilancio della provincia di Firenze. Alla fine si doveva in qualche modo sospettare forse che questo esattamente non è che andava a discapito di quei bastardi di assessori provinciali che sono lì a ciucciare lo stipendio senza fare un tubo, va bene? Ovviamente va letta in maniera ironica, perché non mi sento assolutamente descritto in questa descrizione, ma quel taglio che corrispondeva al 30% del bilancio, ripeto il 30% del bilancio, bene? Come se in una famiglia entra 1000 euro con spese fisse e ce n'hanno invece 700 dal giorno dopo. Era chiaro che aveva, ahimè, anche dei riflessi sul territorio. Quello sì, però insomma... Tutti hanno tacciuto. Qualche spreco, perché cioè, insomma, tutti erano... Si guarda, poteva tagliare, spreco, al di là spreco. Di tutto, insomma, poi fondamentalmente... Ora, dico spreco, però... Negli enti locali sprechi non ci sono, secondo me. Sono da ritrovare altrove. E speriamo che il governo possa metterci mano anche a quegli sprechi. Detto questo... Chiamiamo la razionalizzazione? Ma guardi, più razionalizzati di così non esiste. Speriamo che il prossimo passaggio sia ugualmente razionale. Ecco. Ma detto questo, in quel momento lì, quando si tagliava il 30% del bilancio, c'è stato un po' di vuoto politico, perché non andava molto di moda, e quindi c'è stato un discreto vuoto politico anche da parte, secondo me, di alcune amministrazioni, che con una provincia che invece era un pochino più arzilla e più in attività e anche con qualche risorsina in più, forse avrebbero avuto più sarebbe da guadagnarci e non da perderci. Poi. Meglio, è così, cioè nel senso si aspetta qualcosa dalle città metropolitane, insomma si aspetta qualcosa ormai dagli ultimi giorni di vita di questa provincia di Firenze? No, si dice sempre che mancano i soldi, no? Giustamente, e però quando Marco era in campagna elettorale ha fatto sfoggio di un accordo politico, appunto, che la provincia andava a sottoscrivere con il suo comune per destinare 4 milioni di euro di risorse per il comune di Scandicci, quindi mi sembra che qualche risorsa ci sia. Non c'entra assolutamente niente. Ora io capisco, siamo in campagna elettorale. No, in campagna elettorale, vabbè, te l'ho detto 15 giorni fa e te lo ridico anche oggi. In campagna elettorale. Allora, quindi tu hai fatto un accordo da 15 milioni. Cosa hai voluto dire? Io distraggo fondi dall'altro. No, io dico che non vi siete dati delle priorità, perché se la priorità è una pista ciclabile, un parcheggio a Scandicci nella provincia di Firenze, va bene, ne prendiamo atto, però sappi che ci sono dei comuni in montagna che rischiano di rimanere isolati. Adesso le province non sono ancora state chiuse, ci sono due mesi di tempo, d'accordo, in due mesi di tempo di emergenze se ne possono risolvere tante. L'indennità la state ancora percependo, per cui in questi due mesi guardiamo di destinare un po' di attenzione anche a quei comuni. Sono sicuro che questa polemica risolverà un sacco di cose, ma detto questo... Mi vengo accusato di aver quasi distratto delle risorse per buttarle là perché c'è una fame lampada elettorale. No. Tu denunci tutti, una mancanza di soldi, però dici che ci sono i soldi per Scandicci. Allora, ci sono o non ci sono. Non facciamo polemica di basso rango, perché se l'amministratore pubblico sa la differenza fra una somma urgenza, fra un'opera di manutenzione della strada e un accordo di programma che stabilisce nel tempo anche le liquidazioni delle risorse per la realizzazione di nuove opere. Sono cose diverse, bene? E un amministratore pubblico queste cose le dovrebbe sapere. Per un elemento proprio di natura politica, proprio per un elemento di non voto politico, stabilito un fronte, che era il fronte di tamponare via via le emergenze sul territorio, tenendo però anche botta rispetto ad alcuni impegni che ci siamo presi con il territorio rispetto anche a nuove opere stradali. Bene, perché altrimenti allora sì
che io sarei anche stato in quanto assessore definito inutile, perché se il tema era solamente proseguire il tema delle manutenzioni, bastano i tecnici, la politica deve tenere insieme tutte le cose, no, deve sapere tenere insieme manutenzione, ma con elementi anche di sviluppo. Al di là di questo, credo che la domanda di Minghetti fosse un'altra, cioè al di là di quello che può essere la polemica. No, non è stata una domanda, è stato fatto vanto di un accordo con il comune di Scandicci, non è una domanda, direi più che altro, è un'affermazione. L'affermazione è contenuta nel tuo comunicato stampa. Appunto, non era una domanda. Era allora, i soldi ci sono o non ci sono? Perché non si capisce. No, più che altro... non ci sono, perché prima dici che questi soldi sì, sono stati destinati. Poi a un accordo si vedrà in futuro. Allora, o si prendono in giro i cittadini di Scandicci o si prendono in giro i cittadini del Mugello. Allora, se i soldi ci sono... Bene, sono contento per i cittadini di Scandicci, però ti prego nei prossimi due mesi di dedicare attenzione anche ad altri territori. Beh, tutto io qui. Non ho mai mancato attenzione anche ad altri territori, tant'è che, ripeto, le frane di cui prima vi parlavo sono frane che non riguardano né la mia zona né le immediate dintorni della mia zona, non è questo il punto. Si ragiona in base a priorità che la politica con la tecnica e con la parte tecnica si dà, e per quanto riguarda, e sul resto evitiamo di mescolare le pere con le mele. Va bene, perché da un lato c'è un'opera di manutenzione, oppure nel caso di frane, di alcune tipologie di frane, di sommergenza. Dall'altro c'è la programmazione delle infrastrutture, che sono il piano delle opere pubbliche. Ma si poteva distogliere. Ragazzi, cioè, sono due cose diverse. Mi dispiace dirvelo, ma sono due cose diverse. Perfetto, però io voglio capire la gestione. Io sono totalmente al di fuori e mi scuso, cioè non ho assolutamente idea di come possano funzionare i rivoli di finanziamento delle pubbliche amministrazioni. Però in questo caso, trattandosi comunque sia di opere, quindi non di spesa corrente, si può decidere di destinare un fondo ad una pista ciclabile, ad un parcheggio, piuttosto che alla manutenzione. Ragazzi, non sono piste ciclabili o parcheggi, sono opere che i territori, la variante di San Vincenzo a Torri, la variante di Impruneta, la variante di Rignano, che in questo momento è un troncone, va bene, che va concluso, perché io l'ho ereditato a troncone, certo. Sono opere che i territori aspettano da 40 anni, non sono delle piste ciclabili per portarci solamente no, i bambini o i palloncini. Cioè, se si può decidere in questo senso di poter dare priorità o spostare fondi anche laddove sono già stati decisi degli investimenti. Cioè, questo è possibile? Non è semplicissimo, perché poi i bilanci sono anche molto complicati, certo. In realtà sono molto complicati e non va troppo semplificata la lettura, purtroppo. Detto questo, si può far tutto. Io rimango però del mio parere, e finché ci sto lì io rimango di questo parere, che cioè la dimensione della politica, quella vera, va bene, quella meno polemica e più fattiva, è quella di tenere insieme la manutenzione delle strade, a cui noi abbiamo dato l'assoluta priorità, tant'è che tutte queste nuove opere, anche sotto il profilo degli accordi, sotto il profilo delle opere pubbliche, sotto il profilo dell'annualità anche delle opere, sono state tutte ritardate. Cioè, se io vado in quei territori dove aspettano quella strada da 40 anni, mi accusano esattamente della stessa cosa. Cioè, mi accusano, caspita, è da 40 anni che aspettiamo questa strada. E le abbiamo anche ritardate perché una X quantitativo di risorse in questo momento l'abbiamo dovute proprio impiegare rispetto alle principali emergenze del territorio. Quindi, come al solito, la realtà non è mai solamente una. Sono mille facce, va bene, e ogni territorio reagisce anche rispetto alle difficoltà e alle opportunità che ha in questi anni e di cui ha avuto anche sofferenza in questi anni. Quindi io ripeto, evitiamo di mescolare le pere con le mele ed evitiamo di mettere il cittadino che ha difficoltà per la frana contro il cittadino che si aspetta la strada da 40 anni. La politica, nel rispetto dei tempi e nel rispetto delle risorse, deve saper tenere insieme la dimensione della manutenzione con lo sviluppo anche di un territorio. Io mi fanno cenno che siamo in chiusura, arriveranno anche titoli di coda praticamente. Io vorrei uscire di qui insomma con una richiesta da parte del sindaco, che sarà quella di ribadire appunto, suppongo, un'attenzione. No, io invito Marco a prendere la macchina e fare un giro nei nostri territori per capire di cosa stiamo parlando. Raccoglierà questo invito? Assolutamente sì, con piena disponibilità, e ripeto, però senza far polemiche sterili, perché ha poco senso, secondo me, non risolvono i problemi. Poi, se volete, il mio ruolo dei prossimi due mesi, diciamo, da stipendiato può essere questo, però preferisco maggiore operatività. Minghetti? Ma più operatività di questa, quando c'è un'emergenza si va sul posto a vedere. Io ho avuto a che fare solamente con i tecnici, mi sarebbe piaciuto avere un contatto più produttivo anche con i politici. E noi vorremmo essere presenti a questo giro dell'assessore Gamannossi su in Alto Mugello per rendersi conto di persona. Saremo ben lieti di seguirlo insieme a Minghetti. Buona campagna elettorale a Cristian Minghetti. Grazie. Beh, poi vorrò capire anche dove ritroveremo in questo caso l'assessore Gamannossi, se si darà qualche altra esperienza politica. Vedremo. Ma ci saranno
saranno occasioni per parlarne. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro come sempre un buon fine settimana, ci vediamo lunedì.